Jazz Club. Radio. A fuoco l'estate con Happy Film. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura della tua vista con professionalità ed un'assistenza completa attraverso tecnologie all'avanguardia. Da noi troverai i migliori marchi di occhiali da vista e da sole, le lenti a contatto e potrai prenotare comodamente il tuo esame visivo. Vieni a trovarci a Catanzaro Lido in via Lungomare 63. Chiamaci allo 0961 36 0008. Siamo anche a Mesoraca, in provincia di Crotone, in via Nazionale 46. Visita il nostro sito www.happyfilm.it e seguici su Facebook ed Instagram. Happy Film, l'eccellenza per i tuoi occhi. I migliori prodotti americani li trovi solo da American Hero. Vieni a trovarci a Catanzaro Lido in via Progresso 14. American Hero, food and more. Scopri il mare più bello di Catanzaro al Lido Mon Beach in località Giovino. Prenota il tuo ombrellone e divertiti con le tante attività in spiaggia, dal fitness al beach volley. Gusta il nostro aperitivo in riva al mare, non rinunciare ai piaceri della buona tavola con i piatti tipici del territorio e le specialità di pesce. La tua estate è al Mon Beach, e dove se no? DB Radio, la web radio di Direzione Brand. Seguici sui canali social, Facebook e Instagram e sul canale YouTube. DB Radio, your social radio.
PB Radio, your social radio. Buongiorno e buon mercoledì a tutti gli amici di DB Radio, questa è il DB Day. Buongiorno Sam. Buongiorno Fede, buongiorno a tutti. Si ritorna insieme in cabina, che emozione, che emozione. Oh no. Mi sei mancata tantissimo, dai. Anche tu Sam, anche tu, mi siete mancati tutti, mi è mancata la cabina. Infatti, io mi ero affezionata alla tua controparte digitale delle, delle videochiamate. Al mio avatar. Sì, non ero io in realtà. Era un cartonato di Federica che muoveva solo la bocca e gli occhi. Però dietro, era tipo una marionetta, eccoci qua. Esatto. Ho dato la prima testata e non sarà l'ultima, quindi attenzione, il primo che indovina il numero esatto di testate vince una maglietta di Biredio. E scriveteci il numero, ecco, grazie Renato, scrivetecelo al numero di Biredio 353 30 73 938, oppure commentate la nostra diretta Facebook, o magari se volete imbrogliare riguardatelo anche su YouTube, così le contate e le scrivete nei commenti, però lì non arriverà più il premio, accettiamo solo esiti live. Faremo dei complimenti, ecco. Non ci sarà un premio vero e proprio. Ma ricordiamo, ultimo ma per importanza, il nostro super sito www.dbradio.it, nel quale potete trovare tutti gli approfondimenti, tutti gli articoli della magnifica redazione di DB Radio. Eh sì, dai, ce ne sono davvero per, ce n'è davvero per tutti i gusti, quindi è impossibile non trovare niente di interessante. Di cose interessanti ne sono successe, soprattutto negli ultimi giorni in ambito europeo, Fede, perché ci sono stati giorni intensi di tavoli, di negoziati. Il nostro caro Presidente Conte, anche per quanto riguarda lui, affezionati alla sua controparte digitale, visto che l'abbiamo visto tantissime volte su Facebook, a darci più o meno belle e brutte notizie. Durante il lockdown ho visto più lui che mia madre in videochiamata, e mia madre ci ha dato. Quindi c'è stato, è arrivato, possiamo, ve lo spoileriamo, quindi se non l'avete visto ve lo spoileriamo. Se non lo sapete, vi diamo questa news. È arrivato, comunque arriva comunque il Recovery Fund, che servirà comunque all'Italia e altri paesi in difficoltà dopo questo Covid a riprendersi fondamentalmente. Ma non parleremo solo di questo, Fede, perché oggi spoileriamo anche questo. Oggi è una data importante perché è nato una personalità nella nostra terra che è un simbolo, è un simbolo della lotta alla mafia. Un simbolo di speranza, un simbolo di legalità, è un simbolo di un domani sicuramente migliore. Era il 22 luglio del 1958 quando al mondo arrivava Nicola Gratteri, quindi innanzitutto tantissimi auguri al procuratore. Tanti tanti auguri, 62 tanti anni, lo diciamo, tanto non è una donna, quindi si deve, sì, l'età sì, si può dire, è legale farlo. Facciamo gli auguri, ma parleremo di questo e non solo di questi argomenti subito dopo una piccola pausa, ma torniamo subito. Thank you.
E rieccoci rientrati qui a DB Day su DB Radio. Questa è una puntata del mattino speciale, perché il mattino allora in bocca e noi siamo svegli dalle 6 almeno. Erano le 5 e un quarto quando il sole mi baciò gli occhi aperti, bruciandomi le corne, perché il sole dovuto andare a dormire di nuovo per recuperare le iridi. Fede, abbiamo parlato di, abbiamo fatto un piccolo accenno sul recovery fund, ma cos'è questo recovery fund? Quanto arriva all'Italia? In Italia arrivano dei bei soldoni, perché stiamo parlando di una cifra tipo come sì. 209 miliardi di euro. Quindi qua, non so come la pensa Renato sui Renato? 209 miliardi. Renato? La Madonna! Sono un bel po', dai. Qualcuno in più rispetto ai 172 miliardi che, di cui si parlava inizialmente. Sì. Ma diciamo che il nostro presidente, dopo 4 giorni e 4 notti di intense riunioni, è riuscito a portare questo gran risultato. Eh sì, hai detto bene, sono state delle riunioni, sono stati dei veri e propri negoziati, perché come in una banale contrattazione di mercato, c'è magari chi vuole più soldi che spara una cifra più alta per poi trovare, certo, un compromesso. No? Insomma, alla fine è quello che ha fatto l'Italia, che ha fatto Conte. Ha portato a casa un bel risultato, mentre l'Italia comunque si spaccava. Diciamo che c'erano due partiti che non erano partiti politici, ma partiti di idee, cioè quelli che davano ragione agli stati che non volevano concederci questi soldi, perché l'Italia, diciamo, è sotto quella spada di Damocle, sì, dello spreco, dell'utilizzo insensato dei fondi, e quindi da una parte, giustamente, se fosse vero questo stereotipo, stati come la Germania o comunque l'Olanda, prima di tutto, adesso il primo ministro dell'Olanda è diventato il nemico pubblico numero uno in Italia, Mark Rutte. Ho visto in un bar il volantino wanted. Seguendo questo stereotipo dell'Italia sprecona, il ragionamento filava, perché comunque gli stati che stanno meglio economicamente andranno ad assolvere al debito degli stati più in difficoltà. Sì, esatto. Quindi l'Italia era spezzata, come ti dicevo, tra chi diceva fanno bene a non darci soldi perché non ci meritiamo niente, e gente che diceva invece abbiamo bisogno, non tiriamoci la zappa sui piedi, perché se siamo i primi a creare lo stereotipo è finita. Cioè... Sì, però io direi anche Unione Europea, oneri e onori, per cui una mano lava l'altra, dai. Prima o poi ricambieremo. Sì, Fede, poi mi volevo soffermare sulla figura, come dicevo, di Mark Rutte, il primo ministro olandese, che effettivamente è diventato il nemico pubblico numero uno dell'Italia in questi giorni, ma come vedevo ieri su internet, spulciando anche i siti stranieri, ci sono delle percezioni diverse tra l'Italia e l'Olanda su come è andata, ma anche sulla Germania, perché in Italia ci sono più di due campane, insomma. Esatto, perché noi da italiani comunque abbiamo ricevuto più soldi del dovuto, la vediamo come una vittoria dell'Italia, è una sconfitta perché i soldi ce li dà. Ma effettivamente non è così, perché all'estero è stata vista come una vittoria da parte di tutti, da parte della comunità. La Germania, è vero, doveva versare più soldi, però la Merkel, che è stata una delle promotrici insieme a Macron di questo piano di aiuti economici agli altri stati, deve esultare perché mantiene alla fine l'Europa unita salvandoli. Parliamoci, esatto, chiaro, se affonda uno cade tutto il castello, quindi è interesse di tutti tutelare ogni singolo paese. E poi per quanto riguarda anche Rutte vale lo stesso discorso, è vero che probabilmente gli elettori, anche alla fine il politico è la voce dell'elettore, certo, l'elettore ha lo stereotipo dell'italiano sprecone. Quindi macaroni. Esatto, a questo punto mi verrebbe da dire, per lo stereotipo negativissimo, pazza pizza, mafia e mandolino. Certo. A questo punto, però noi dobbiamo smentire questa cosa, sappiamo che comunque l'Italia è di questo stereotipo, almeno per la pizza no. Cioè, no. Per la pizza ce lo teniamo. Sì, è uno stereotipo volentieri, che ci piace. Ci pizza, piace caffè, parecchio, queste cose qui. Ma ti sembra l'ora di parlare di mangiare? In effetti è una certa, si è fatta una certa. Per quanto riguarda comunque il recovery fund, chiariamo, non sono dei soldi assolutamente regalati, senza nessun tipo di condizionalità.
perché sono in parte dei sussidi, quindi a esatto. fondo perduto, però in parte con interessi agevolati, è una... È un discorso da economista bravo che io non sono, quindi io lo provato... sono, ma non voglio adesso. Non vuoi scendere? No, non mi va di scendere in questi dettagli, in questi particolari, però possiamo assolutamente confermare che è una grande vittoria aver raggiunto un obiettivo del genere, anche perché, da come si parlava durante il lockdown, sembrava un obiettivo molto lontano da raggiungere, un accordo del genere, per cui possiamo ritenerci comunque soddisfatti. Sì, noi sì, però non, vabbè, siamo, noi siamo. Non siamo i soli a commentare le notizie, ma lo fanno soprattutto i maggiori esponenti di altri partiti. Ad esempio, come leggiamo dalla prima pagina di Leggo, appunto, le opposizioni sono critiche, Meloni risultati inferiori alla speranza. Questa sa un po' di... Non lo so, ci si aspettava di meno, si è avuto di più e poi si ma torna a dire... Ma ancora di più. Ne voleva ancora di più, quindi accontentarsi è bene. Perché è meglio di zero, sono sempre 209 miliardi, voglio dire. Non sono spicci, insomma. Non sono assolutamente spicci, questo comunque non servirà a far diventare l'Italia quella degli anni 70, 60 del boom economico, ma sarà un tassello per provare a ricominciare. Tra l'altro, questi soldi che saranno dati in giro per l'Europa sono dei soldi che vengono meno da altre parti, ovviamente, perché non si crea il denaro da nulla. No. Alcuni progetti europei, anche importanti, sono stati depotenziati a livello economico, come per esempio dei progetti riguardante la tecnologia per avvicinarsi verso un mondo ancora più green, quindi le tecnologie sostenibili. Non hanno annullato il progetto europeo, ma però da 30 stato... miliardi dovrebbero essere adesso 10, okay. Quindi è un terzo della spesa iniziale. E qualcosa si deve rallentare, ma comunque siamo in un periodo di estrema, estrema emergenza ancora. Esatto, per cui ci saranno appunto delle scelte, cioè, che magari dolorose. In altre condizioni non avremmo sicuramente voluto prendere, però ci rendiamo conto che siamo davanti ad un periodo storico che ha dell'inedito, per cui inedite saranno anche le decisioni prese. Esatto, beh, io da una parte mi sento fortunato a non prendere queste decisioni, perché suderei in maniera pazzesca dal nervosismo, no. Ma comunque, a proposito di sudare, ci andiamo... Noi andiamo a tamponarci la fronte un attimo. E facciamo il trucco e torniamo subito. Social Rádio. Ascoltaci su DB Radio, your social radio. Siamo tornati in questo DB Day.
Mi sono rifatto il trucco. Sì, potete vedere tranquillamente l'utilizzo del mascara. Salutiamo la make-up artist che è nell'altra stanza. Tra le altre cose, oggi vi avremmo potuto dare una bruttissima notizia perché non trovavo più il rossetto che avevo scelto di indossare. La tragedia sfiorata si è risolta con il ritrovamento di un altro rossetto, però non era questo il prescelto di oggi, okay. Però ci accontentiamo sempre meglio. Vi dobbiamo il rossetto, diciamo, prescelto, dai, la prossima era puntata un Fede, bel colore, un bel color glicine. Però, dopo questa notizia che mi ha distrutto l'anima. Però è andata bene, dai Sam, tu devi vedere che poteva andare peggio. Lo so. Non c'è mai fino al peggio, però. La prossima volta potresti proprio dimenticare tutti i rossetti, quindi senza rossetto. Quindi. Questo non succederà mai. Signora, c'ha ragione la signora, Fede, ma... Brividi verso questa storia, però cambiamo. Torniamo seri. Torniamo seri. Di cose possibile. Che possono anche essere un minimo serie. Allora, abbiamo fatto gli auguri, ma li rifacciamo al procuratore Gratteri, che oggi tanti compie auguri, gli anni, da tutta la redazione di DB Radio, e non possiamo non raccontare le gesta dell'ultima avventura, certo. Degli ultimi indagini. Tra le altre cose, sono state fermate 74 persone e 158 gli indagati nella provincia tra il Vibonese e il Lametino. È stata proprio, diciamo, colpita la cosca. Siamo persi la cosca. Sì. Comunque, tante persone fermate, tanti sì. indagati, un'altra maxi operazione a firma di la cosca Anello Frugi. Ok, ci siamo ritrovati la cosca, era l'Anello Frugi. Fede, sicuramente un'altra di quelle operazioni imponente a livello numerico, perché comunque sì. sono tantissime le persone coinvolte, ma è un'altra testimonianza del grande lavoro che ha fatto il procuratore e non so, ovviamente coadiuvato da tutti quelli che effettivamente poi anche vanno sul campo. Assolutamente, sono stati quasi 700 i finanzieri coinvolti ed è un'operazione nata nel 2015, frutto di anni di un intenso lavoro investigativo svolto nell'ambito di una squadra investigativa comune costituita presso l'Eurojust tra magistrature e forze di polizia di due paesi, quindi l'Italia e la Svizzera, cui hanno aderito per l'Italia ovviamente la Procura distrettuale antimafia di Catanzaro e i reparti della Guardia di Finanza, e per la Svizzera la Procura della Confederazione Elvetica di Berna e la Polizia Giudiziaria Federale di Berna. Assolutamente, Fede. Tra l'altro Gratteri, che ha dichiarato quasi con una battuta, ma è una triste battuta, che ci sono assolutamente quasi tutti i reati tranne la prostituzione in, sì. in questo filone di indagine, quindi sicuramente un'indagine molto, molto importante, perché vabbè, quando si parla di mafia sono sempre importanti, perché dobbiamo tutti andare insieme a sdoganare con Gratteri in cima alla nostra piramide ideale di gente che vuole sconfiggere questo male, e andarli a prendere tutti. Cioè, passatemi questo termine, non bisogna regalare niente a nessuno o chiudere occhi, perché ne abbiamo tutti abbastanza, basta, siamo nel 2020. Sì, sì, sì. È il momento di cambiare assolutamente direzione, ed è la direzione giusta sì. che sta intraprendendo assolutamente il procuratore Gratteri, e dobbiamo sostenerlo assolutamente. Assolutamente. Ognuno nel nostro piccolo deve fare il suo. Sì, Gratteri, per tornare un attimo alla persona, visto che è il compleanno, noi come DB Radio siamo stati anche a dicembre in Piazza Matteotti, c'è stata questa manifestazione a sostegno del procuratore successiva alle indagini di Rinascita Scott, che era stata l'indagine clou di quei giorni, di quei mesi, adesso non ricordo, forse fine novembre era stata Rinascita sì. Scott, erano gli inizi di dicembre, tutti a sostenerlo, tutti speravano di vederlo poi dal tribunale, Vero. Effettivamente non per motivi di pubblica sicurezza. Certo. Non ha presenziato alla manifestazione, però tante manifestazioni di affetto e di stima verso il procuratore Gratteri. Poi la pioggia ha rovinato la giornata, se la vogliamo ricordare bene. Me la ricordo, abbiamo però all'ultimo. Dai, allora, vediamo sempre il bicchiere
pieno. Certo, il bicchiere alla d'acqua, fine, mezzo pieno. Ecco, il bicchiere di pioggia, mezzo pieno, alla fine è sopraggiunta l'acqua. Sì, per cui ci ha dato la possibilità, comunque. Valeva la pena prendere due gocce d'acqua per essere lì, sia per documentare quello che è accaduto, come abbiamo fatto, ma non ci fosse stata di B-Radio, ci saremmo stati... alla stessa maniera, perché comunque è una causa che comunque la figura di Gratteri rappresenta una causa contro la criminalità organizzata, e noi la sosteniamo in toto. Sì. Di B-Radio è con Nicola Gratteri, senza se e senza ma, Fede. No, assolutamente, rappresenta un'ideologia che va sposata a pieno, e abbiamo dato più volte il nostro, certo, non mancheremo mai di ricordarlo. E Fede, dopo aver comunque citato questa importante operazione di Gratteri, noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, ma torniamo subito. TB Radio, Your Social Radio. Fuoco l'estate con Happy Film. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura della tua vista con professionalità ed un'assistenza completa attraverso tecnologie all'avanguardia. Da noi troverai i migliori marchi di occhiali da vista e da sole, le lenti a contatto, e potrai prenotare comodamente il tuo esame visivo. Vieni a trovarci a Catanzaro Lido in via Lungomare 63. Chiamaci allo 0961 36 0008. Siamo anche a Mesoraca, in provincia di Crotone, in via Nazionale 46. Visita il nostro sito www.happyfilm.it e seguici su Facebook ed Instagram. Happy Film, l'eccellenza per i tuoi occhi. I migliori prodotti americani li trovi solo da American Hero. Vieni a trovarci a Catanzaro Lido in via Progresso 14. American Hero, food and more. Scopri il mare più bello di Catanzaro al Lido Mon Beach in località Giovino. Prenota il tuo ombrellone e divertiti con le tante attività in spiaggia, dal fitness al beach volley. Gusta il nostro aperitivo in riva al mare e non rinunciare ai piaceri della buona tavola con i piatti tipici del territorio e le specialità di pesce. La tua estate è al Mon Beach, e dove se no?
DB Radio. DB Radio. Your social radio. Rientriamo ridendo. Stiamo tramando qualcosa. dei discorsi veramente molto intelligenti avvengono durante il break, alla scoperta di come funziona il corpo umano. E anche la mente, soprattutto. Ecco, soprattutto la mente. Lo diciamo, dai, diciamolo così. Allora, io sostenevo di aver letto da qualche parte qualche anno, quindi... No, ma forse dormivo? Prendete per quello che è la notizia, perché non è assolutamente questo. Verificata. Io una volta lessi che non è il cane, io lessi che allo specchio ci vediamo più belli perché il nostro cervello applica una sorta di filtro bellezza, lasciami passare il termine, comunque... Pulisce la nostra immagine e ci fa vedere un po' più belli di quanto effettivamente siamo. Quindi ho... La Madonna! Sì, Renato. Però è un po' in contrapposizione con quella che è la preoccupazione di psicologi e psichiatri di questo periodo. Perché a proposito di questo filtro bellezza che è il tuo cervello... Che probabilmente è falso, cioè molto probabilmente non è vero, ho letto male. In realtà sono i filtri di Instagram a generare un po' di preoccupazione perché possono portare... al disformismo corporeo, ovvero... Che cos'è? Ecco, ora te lo dico, avevo proprio detto ovvero. E dimmelo, dimmi. Ovvero, siamo abituati a postare foto e ovviamente cerchiamo di renderci la migliore versione di noi stessi, applicando filtri, poi ci sono vari programmi che, senza che ci nascondiamo dietro un dito, ognuno di noi ha usato, quindi ti stringi il punto vita, ti allarghi le spalle, togli un po' quelle macchie, un po' qua e là. E nessuno ti riconosce poi, no, ovviamente. No, il problema è che non solo nessuno ti riconosce, il problema è che avremo difficoltà a riconoscere poi quella che è la nostra reale immagine allo specchio. Ed è qui che poi parte il disformismo corporeo. Bellissima spiegazione, però è uno spunto interessante perché è vero, ormai... Probabilmente lo specchio dove la gente si specchia di più non è più quello di casa, ma è quello dello smartphone. Esatto. Quindi esatto. Rivedere l'immagine tra filtri, bellezza e non... Sì, ed è inevitabile a questo punto, mi hai anticipato tutto un po' i discorsi con questo filtro bellezza del cervello, non parlare della foto che ha postato Aurora Ramazzotti, la figlia di Michel Hunziker e del cantante Eros, in cui si è pubblicata senza alcun ritocco, anzi... un primo piano con diciamo le imperfezioni del viso in bella mostra, lanciando un messaggio molto importante secondo me. Dobbiamo... Be proud esatto. Of yourself. Esatto, perché questo è vero, no? Dobbiamo creare un'inversione di marcia anche in questo senso, secondo me. In un mondo che va sempre di più verso la ricerca della perfezione, che è irraggiungibile, quindi il che ci procurerebbe solo grandi frustrazioni. È vero. Infatti è un po' il dramma di... Ecco qua, stiamo vedendo la foto di della Ramazzotti. Guarda, io dico che è una bellissima ragazza, non lo dico per a seconda del discorso, esatto, ma effettivamente esatto. Non toglie nulla alla bellezza di Aurora. Anzi, io ti dirò, le bellezze false, clamorosamente costruite, secondo me distruggeranno il mondo, distruggeranno comunque la vera bellezza. Poi sembrerà un concetto banale, ma la bellezza sta anche nelle particolarità, nelle diversità tra ognuno di noi, altrimenti... Cioè, saremmo dei robot tutti uguali. Certo, assolutamente. Essere dei cloni uno dell'altro, come purtroppo sta avvenendo, perché esatto. Vediamo le varie... le nuove celebrità, che sono le influencer, comunque del 2000, 2020, sembrano un po' fatte con lo stampino. Corpo perfetto, in riva ai mari o alle piscine. Con dei glutei. Cioè, che io dico, lo stai dicendo tu, Federica. Vabbè, guarda una cosa che non mi succederà mai. Ed è c'è quella foto. Va bene. Comunque, Fede, lasciando un attimo da parte il discorso della Ramazzotti, o comunque della nuova bellezza dei nostri anni. Andiamo un attimo purtroppo un'inversione di marcia. Ma comunque su una situazione che soprattutto negli USA sta degenerando. Sul sito di DB Radio trovate anche la mappa temporale del coronavirus, dove potete capire più o meno come si è tutto mosso questo virus dall'inizio, esatto. dall'inizio della pandemia, da Wuhan
ad oggi. E in America adesso cosa sta succedendo? La situazione comunque è molto drammatica. Sì, perché Trump cosa arriva a dire di mettere le mascherine? Lui che... Anzi, posta una foto sua che lo ritrae con una mascherina sul viso in cui asserisce che mettere una mascherina è un gesto patriottico. E questo può essere quindi, finalmente magari un segnale importante. Può essere anche la chiave giusta per entrare nel cuore dei patriottici americani. Esatto, mettete la mascherina, è importante, è uno dei dispositivi primari che ci serve per difenderci. Gli Stati Uniti, che purtroppo detengono il primato di decessi per coronavirus. Eh sì, sicuramente adesso, per quanto all'inizio dell'anno, comunque nella prima parte l'Europa è stata falcidiata dal coronavirus, adesso sono 15 milioni i contagi nel mondo, con il dato delle vittime che è salito oltre i 615.000. 754 l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, e i primi in classifica ovviamente adesso restano gli Stati Uniti con quasi 4 milioni di casi, seguiti comunque dal Brasile e dall'India, quindi due stati del podio che si trovano comunque in quella scusa, in quella parte di mondo. Stavo per affogarmi. No. Non è il caso. Quindi tra Stati Uniti, comunque anche il Brasile. Tra l'altro il primo ministro, che non è proprio primo ministro, comunque il capo politico del Brasile, Bolsonaro, è stato anche contagiato dal coronavirus. Sì. Lui che era uno dei tanti come Trump che l'avevano molto sottovalutato. Esatto. Forse anche il problema. Diamo dell'acqua. No, no. Sta per lasciarci qui in diretta. E i nuovi contagi di coronavirus negli ultimi giorni sono stati, nelle ultime 24 ore, 68.524. Di conseguenza la situazione torna alla ribalta, sicuramente non per una tendenza al miglioramento. Dobbiamo semplicemente, ognuno di noi, essere cosciente del proprio ruolo anche in questa battaglia, quindi dobbiamo stare attenti e seguire attentamente le linee guida. Eh sì, poi responsabilizzarci, perché esatto. Adesso comunque anche adesso in America lo stanno scoprendo, ma noi l'abbiamo scoperto un po' prima in Europa. Per esempio la mascherina salva vite, senza se e senza ma, diciamo cruda così, salva delle vite, perché evita che il contagio arrivi in maniera esponenziale in giro. Poi è vero che si è fatto anche il discorso, vabbè, noi siamo giovani, per noi non è letale, e quindi si è sottovalutata la cosa, però il senso di responsabilità è questo, è... No, pensare agli altri. Esatto, allora innanzitutto pensare agli altri, ma poi si sta tendendo a sfatare ormai questa tesi che vede i giovani un po' più resistenti forse al contagio. In realtà no, perché sono sempre di più i giovani che purtroppo vengono scoperti contagiati dal coronavirus, per cui... State attenti tutti. Siamo attenti tutti. Poi ci sono delle categorie un po' più a rischio che devono stare ancora più attente. Che però vanno assolutamente tutelate, per certo. Cui a maggior ragione. Attenti tutti. Anche attenti. Se comunque in Italia in molti parlano di una ricaduta a settembre. Noi speriamo ovviamente di non rivederla, di non rivedere neanche il lockdown. Però c'è da dire che l'Italia ormai è ripartita completamente, Fede. Non c'è neanche tanto più il discorso degli assembramenti, sono vietati, ma effettivamente se vai in giro, come assembramenti everywhere. Bravo. Questa ovviamente è l'impronta internazionale, non l'avevamo preparata, la nostra trasmissione, capite bene. Grande, grande la batteria che ci supporta, quindi un applauso al nostro batterista. Grande batterista, una batteria al nostro... Eccolo qua, un applauso a quelli che fanno gli applausi. Va bene, basta così. Basta applausi. Fede, se sei d'accordo andiamo a bere un bicchierino d'acqua, perché mi stavo per affogare. Torniamo subito. Sì, subito. Now go!
DB Radio, your social radio. Siamo rientrati. Eh sì. Siamo rientrati sempre su DB Radio dagli studi di Direzione Brand. Questo è il DB Day con Samuele Cardamone e Federica Falbo. Eh sì, siamo proprio noi, siamo proprio noi. Abbiamo parlato fino ad ora di Recovery Fund, dell'indagine, della nuova indagine del procuratore Gratteri. Oggi torniamo indietro di 50 anni, esatto, per ricordare un avvenimento assolutamente molto spiacevole, sì, che però ancora ci lega all'argomento mafia. Esattamente, è un attentato orchestrato dall''Ndrangheta che fece deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. E questo attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione, Samuele. Sì, tra l'altro vogliamo ricordare che qui a DB Radio ogni lunedì nella trasmissione del mattino l'approfondimento con Claudio Cordova, appunto sul tema mafie, direttore del Dispatch, un amico di DB Radio, ormai è uno di casa anche qui. Claudio, se ci stai
seguendo, se ci sta seguendo, lo salutiamo. Ma noi, per parlare di questo avvenimento, Fede, abbiamo scelto un giornalista. Sì, un giornalista che si è occupato proprio di questa ricorrenza, di questi 50 anni dalla strage. Stiamo parlando di Michele Albanese, penna del Quotidiano del Sud. Buongiorno, buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Ok, allora, non so se ci sei. Michele, riesci a sentirci? Sì, mi sento, ok, mi sento perfetto. Bene. Perfetto. Tu hai scritto, come diceva Federica, il ricordo, la ricostruzione di questo avvenimento, ma spiegaci cosa è successo, sì, 50 anni fa alla Freccia del Sud. Beh, intanto è un fatto tragico, il primo attentato della storia dei misteri di questo paese. Il 22 luglio di 50 anni fa, poco dopo le 17, la Freccia del Sud, dove è battezzato anche il Treno del Sole, venendo dalla Sicilia, stava andando verso Torino carico di immigrati, quando, giunto a pochi passi, a pochi centinaia di metri dalla stazione di Gioia Tauro, deraglia, sei carrozze finiscono fuori dai binari, un impatto tremendo, un boato enorme, uno schianto che provocò sei morti e quasi 70 feriti, alcuni di questi anche gravi. Sì, tra l'altro, poi ti lascio continuare. Stiamo adesso vedendo, per chi ci segue su Facebook, un'immagine del appena, penso, successiva all'esplosione, comunque, al deragliamento, scusami, al boato, volevo dire, del treno che deraglia. Prego Michele, scusami. Sì, prego, scusami. No, allora, questa è una vicenda emblematica che si inserisce ovviamente in un contesto più ampio, nel senso che è stata una vicenda intanto per la quale non c'è una verità giuridica che abbia accertato i responsabili e i mandanti, perché alla fine quella vicenda, le cui indagini furono affidate alla sezione Polfer della stazione di Gioia Tauro, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, approdarono nel nulla. Anzi, quella bomba, perché bomba fu, che fece deragliare quel treno, venne addirittura additata come una responsabilità interna alle Ferrovie dello Stato, come se qualcosa negli scambi non avesse funzionato, e da allora noi sappiamo pezzi di verità grazie a dichiarazioni di collaboratori di giustizia che inseriscono quell'attentato nell'ambito dell'inizio, si può dire, della strategia della tensione, strategia pianificata, estremamente legata alle vicende dei moti di Reggio Calabria. Allora, nel 70, una settimana prima, erano divampati questi moti per lo spostamento, per la creazione del capoluogo della regione. Nel 70 furono create le regioni e venne individuato Catanzaro come sede del capoluogo, e a Reggio scoppiò all'inizio una rivolta di popolo nella quale poi si inserirono frange, se non gruppi della versione nera, sì, che cercarono di guidare quella protesta. Un anno circa, sette mesi prima di quell'attentato, ci fu una presenza inquietante a Reggio Calabria da parte di Giulio Valerio Borghese, il capo della decima MAS, ideatore del colpo di Stato dell'8 dicembre del 70, poi miseramente fallito, che incontrò i vertici dell'Andrangheta calabrese e con loro pianificò tutta una serie di azioni. Secondo alcuni collaboratori di giustizia, l'attentato di Gioia Tauro, perché di questo si è trattato, anche se non c'è una verità giudiziaria suffragata da un processo, fu legato a quella strategia di creare panico, certo, contrapposizione con lo Stato, eccetera. Quella vicenda lì, ovviamente, Michele, ancora oggi è carica di misteri. Esatto. A quella vicenda lì si lega un altro mistero: lo strano incidente dei cinque anarchici di Reggio Calabria,
che forse si dice avrebbero saputo la verità di quell'attentato lì, un attentato che ovviamente non poteva essere fatto nel pieno centro di Gioia Tauro senza il consenso delle famiglie mafiose che contavano allora e che contano purtroppo tuttora di Gioia Tauro, in particolare i Piromalli, ma tutta quella vicenda lì si inserisce in quel contesto di misteri, di relazioni tra 'Ndrangheta e Depressione Nera che hanno portato a quella terribile strage sulla quale ancora aspettiamo verità e giustizia. Michele, se tu appunto parli di queste di questa nuova alleanza che si è andata a creare probabilmente proprio in quell'occasione tra ovviamente 'Ndrangheta e Versione Nera, credi che possiamo individuare in questo momento storico una mutazione della 'Ndrangheta stessa? Ma anche in relazione comunque arriva ai giorni nostri. Esatto, cioè non, sì. Quali sono stati i passaggi secondo te chiave che hanno visto cambiare fondamentalmente la strategia di azione delle mafie? Beh, guarda, partiamo da una data, 26 ottobre 1969, quando i boss dell''Ndrangheta di allora, che era un'Ndrangheta agropastorale, non ancora l'holding che conosciamo oggi, incontrarono in Aspromonte quattro soggetti: Giulio Valero Borghese, Gianluigi Concutelli e Stefano Delle Chiaie, che a Reggio cominciarono poi ad essere di casa. Lì parlarono con i boss, stabilirono degli accordi. Questo non lo dico io, lo dicono numerosi collaboratori di giustizia. E da lì cominciò questo intreccio di relazioni. Sappiamo anche, per esempio, che quando Giulio Valero Borghese ideò e programmò il colpo di Stato del 1970, miseramente fallito, stranamente fallito, tra virgolette, dell'8 dicembre del 70, centinaia di ragazzotti o giovani rampanti dell''Ndrangheta armati fino ai denti erano partiti per occupare posizioni strategici o bersagli strategici a Roma. Stranamente tutto venne bloccato, i ragazzotti dell''Ndrangheta furono fatti tornare indietro. Il quarto soggetto che partecipò a questo incontro e che era l'anello di congiunzione tra l'estrema destra reggina era un nobile reggino originario di Taurianova che si chiamava Fefe Zerbi. Fefe Zerbi aveva un fratello che tra l'altro era iscritto all'AP2, era un noto commercialista di Licio Gelli, che era anche di casa in questi territori in quel periodo lì. L''Ndrangheta allora sancì un accordo con la Versione Nera. Sancì un accordo, accordo che si sviluppò anche negli anni a seguire. Non si sa bene ancora, perché tutto questo va indagato, subito dopo quella vicenda lì, in particolare dopo la mediazione che venne fatta con dell'allora governo guidato da Emilio Colombo, che varò il pacchetto Colombo, l''Ndrangheta cominciò ad organizzarsi, a gestire e a mettere le mani sugli ingenti fondi che erano stati stanziati dal governo per costruire il quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e il porto di Gioia Tauro. L''Ndrangheta comincia a mutare fisionomia già da allora. Tant'è che pochi anni dopo il boss di Gioia Tauro, Mommo Piromalli, ribattezzato il boss dei due mondi, creò la Santa, una nuova dote di 'Ndrangheta che consentiva ai boss di entrare nelle logge massoniche e quindi in queste camere di compensazione incontrare pezzi delle istituzioni, incontrare la politica, incontrare il mondo dell'economia. Mettere le mani ai boss dell''Ndrangheta persino di essere delatore nei confronti della stessa 'Ndrangheta pur di salvare quegli equilibri che si erano creati tra 'Ndrangheta e massoneria. Allora, per queste ragioni scoppiò la prima guerra di 'Ndrangheta, nel senso che i nuovi boss poi portarono o uccisero, fecero in modo di spazzare via i vecchi boss dell''Ndrangheta, Don Mico Tripodo, compare d'anello di Totorina, ma anche Don Antonio Macri di Siderno, che vennero uccisi il primo dagli uomini di Cutolo nel carcere di Poggioreale, il secondo ucciso sul corso di Siderno. Dopo la prima guerra di 'Ndrangheta si rafforzò, prese piede
questo gruppo emergente che era strettamente collegato con gli ambienti della destra eversiva. Non a caso a Reggio trovarono appoggio noti latitanti dell'eversione nera, ma soprattutto Reggio e La Piana furono luoghi di mediazione e di incontri con, non solo con Licio Gelli, ma con uomini legati all'estrema destra di quel periodo lì. Ecco, la vicenda di Gioia Tauro si inserisce in questo contesto. Grazie a quelle camere di compensazione, la 'ndrangheta muta pelle, diventa l'andrangheta agropastorale, diventa un'andrangheta che diventa impresa, cominciano a comprare camion ruspe, anche utilizzando qualche imponente sequestro di persona per recuperare i soldi che servivano. Sì, assume, diciamo, una conformazione più vicina a quella moderna. Assolutamente sì, la trasformazione dell'andrangheta comincia in quegli anni lì, perché l'andrangheta, da mafia agropastorale che si occupava di abbigerato, che si occupava di vendita di sigarette, di contrabbando, eccetera, comincia a diventare un'impresa. Si organizza come impresa, trovando gli appoggi all'interno di gruppi della massoneria, deviato o non, ma gruppi della massoneria che gli hanno consentito di accreditarsi ai tavoli che contavano di allora. Da allora l'andrangheta fa questa evoluzione epocale fino a diventare oggi quella che conosciamo tutti, un'andrangheta liquida che è presente in tutti e cinque i continenti, che è leader del traffico della cocaina e che purtroppo condiziona non solo questa regione ma grandissimi pezzi del paese, dell'Europa e del mondo. Michele, ringraziandoti per essere stato qui con noi, ti volevo chiedere due parole su... Oggi è il compleanno del procuratore Gratteri. Che cosa rappresenta Gratteri adesso per la Calabria, per l'Italia, ma anche per l'Europa, visto anche le proporzioni delle sue indagini? Gratteri è uno degli uomini più acuti dello Stato nel contrasto alle mafie, in particolare all'andrangheta. È un magistrato a cui va tutta la nostra stima e riconoscenza, insieme ovviamente a tanti altri magistrati. È uno che ha deciso di spendere la sua vita proprio per combattere questa piaga che condiziona il futuro di questa terra, per cui vanno i miei auguri, ma gli auguri di tutti i calabresi onesti e per bene che vogliono il cambiamento di questa regione. Eh sì, noi li abbiamo già fatti, ma li rifacciamo ancora. Perché non basta mai, neanche una volta, neanche due. Michele, noi vogliamo veramente ringraziarti per averci dedicato dei minuti preziosi del tuo tempo per raccontarci di questo fatto importantissimo. E non solo, comunque, grazie a Michele Albanese, firma del Quotidiano del Sud, abbiamo fatto un po'... anche un punto su come si è evoluta, di evoluzione. Quindi grazie Michele, con la speranza comunque di riaverti qui in nostra compagnia di B Radio. Un abbraccio, segnatevi il mio numero, qualsiasi cosa dovesse servire. Già memorizzato, Michele. Buona giornata. Lavoro. Ciao, arrivederci a voi e saluto a Claudio, ciao. Grazie. I saluti ovviamente a Claudio Cordova, direttore del dispaccio. Ricordiamo ancora una volta che ogni lunedì con Claudio Cordova ci sarà un approfondimento per quanto riguarda il tema mafie. Noi, dopo aver fatto il nostro di approfondimento, Fede, se sì. Sei d'accordo, sei d'accordo, perché devo chiedere sempre prima se... il permesso. Certo, me la dai il permesso? Vadi. Andiamo in pausa.
DB Radio, your social radio. E siamo rientrati qui. Fede, che guardavi? Guardavi a terra. Stavo guardando delle cose importantissime. Cose importanti. Noi siamo comunque arrivati verso la fine di questo DB Day, ma ci vogliamo lasciare con... Con un bel ricordo. No, con un argomento a te molto caro, che è lo sport. Sì, ragazzi, ormai voi lo sapete, chi ci segue ormai lo sa, è da ormai una settimana che io mi sto interessando e sto... concentrando bene, tutte le mie capacità in questo argomento che mi è tanto caro. Tra l'altro voglio ricordare una puntata di DB Radio durante il lockdown, non hai capito a cosa mi sto riferendo, quando io e te parlammo di danza. Quindi che mi ancora sono... stiamo aspettando il video del... Esatto. Allora non ricordo più se era un plié o un arabesque. Sì, vabbè, ho fatto un po' una promessa che non potevo mai mantenere da buon politico vecchio stile. quando ci siamo trovati a parlare di danza, uno come me, che non ha mai praticato, sentiva non è un po'... Non che io ho praticato, vabbè. Mo non fa... Si sentiva un po' un pesce fuor d'acqua, quindi mi sono sentito un po' come... lo sport, però no, con la voglia... io mi ci sto acclimatando, quindi... brava, con la voglia di imparare, di entrare dentro l'argomento. Noi ci entriamo subito perché a piede teso ieri sera sono giocate le prime due partite di questo turno di Serie A. L'Atalanta vince contro il Bologna 1-0, il Sassuolo invece cade in casa contro il Milan grazie alla doppietta di Ibrahimovic, inutile l'ennesimo gol, il 19° della stagione di Ciccio Caputo sul rigore. Partita importante anche per Gigio Donnarumma, sì. prende gol sul rigore, però fa 200 in rossonero a 21 anni. Un record. Sfonderà qualsiasi record fra qualche annetto, perché ricordiamo ha iniziato a giocare da giovanissimo proprio contro il Sassuolo, vero, gettato vero. Nella mischia da Mihajlovic. Milan che comunque dopo queste settimane col Milan che ha vinto tutte le partite, Pioli che consolidava ancora più la posizione, ma dietro c'era Ragnik che stava per arrivare, ecco, bravo. Alla fine ribaltone di mercato, certo. Ragnik non arriva più, no. Ma chi se lo aspettava? È stata una cosa incredibile. Se noi ne è parlato fino tantissimo. Noi fino all'ultimo tranquilli, sicuri, e invece la vita ci riserva sempre delle grandi sorprese. E invece il buon Pioli ha pensato bene di vincere praticamente tutte le partite dopo il lockdown e di mettere al sicuro il suo posto sulla panchina del Milan fino al 2022. Tra le altre cose io penso sia giusto, perché se il Milan adesso sta arrivando in Europa League è soprattutto grazie al lavoro di Pioli, ma anche al lavoro comunque di Ibrahimovic, è arrivato a questo punto, sì. Perché la componente mentale di un campione abituato a vincere si sente nello spogliatoio, anche i giocatori con meno esperienza adesso giocano con una carica diversa. Guarda, la direi la napoletana, con una cazzimma da vincente, ed è importante questo nello sport, essere consapevole dei propri mezzi, anche magari un po' sopravvalutarsi. Sì, ma fa la differenza. Fa la differenza, esattamente. Come in ogni cosa. Certo. Tra l'altro, questa sera si giocheranno le altre partite della Serie A. Una partita importante che si giocherà stasera sarà la finale playoff. Non perdetevela, ovviamente, la finale tra Reggio Audace e Bari, con una lacrimuccia sul viso, perché volevamo vederci il Catanzaro, probabilmente, ma era una speranza molto remota. Vaga. Però
e ci, sicuramente ci ripenseremo al vedere, alla vista della, della finale. Sì. Tra l'altro, Fede, una curiosità, perché nel 776 avanti Cristo, proprio oggi, non so come hanno fatto a trovare il giorno, alcuni storici ritengono siano iniziati i giochi olimpici, sì. Proprio ad Olimpia. Ad Olimpia, ovviamente. Da qui, e dove se no? Come recitava un famoso spot. Va bene. Tra l'altro, a proposito di giochi olimpici, sappiamo benissimo che quest'anno sono stati rinviati e ci saranno l'anno prossimo. Terranno sempre il nome designato. Tokyo 2020, anche penso per motivi di merchandising. Esatto, forse. Già solo semplicemente per questo, le miliardate di robe. Con Tokyo 2020 sarebbe stato un bel casino. Poi anche penso per la riorganizzazione degli eventi dopo, perché le Olimpiadi si fanno ogni 4 anni, quindi mettere nel 2021 avrebbe portato poi quella al 4 anni dopo. A livello organizzativo non era sicuramente il massimo, quindi tenere il 2020 è la soluzione migliore. Tra l'altro anche un avvenimento che accadde oggi. In che anno? Non lo so. Un altro avvenimento che accadde oggi è stato il primo Gran Premio. Gran Premio, perché è stata la prima gara senza cavalli. Giusto. Quindi sei stata... Quindi tutta motorizzata. E certo, quindi per gli appassionati di Formula 1 come te. Ma io oggi lo sapevo. Una data da segnare in rosso sul calendario, Fede. In rosso. Ma la Ferrari l'abbiamo già detto più volte, no? Sul bagnato, sulla scuola. Esatto. Questo è quello che ho imparato questa settimana, che mi tornerà utile nella vita, sicuramente. Vabbè, già imparare i colori delle macchine la prima settimana è un passo avanti, Fede, fidati. Io malapena so quelli, poi mi fermo lì. E siamo arrivati alla fine di questo DB Day con questa chiosa sportiva che ci piace fare. Ci contraddistingue anche. Perché lo sport è vita. Però vi lasciamo con una promessa, ci rivedremo prestissimo, perché alle 15.30 non perdetevi il Pausa Caffè con Matteo Pirritano e Yolanda Raffaele, di conseguenza stiamo molto molto attenti. Certo, col caffè in mano vi col aspettiamo davanti al vostro smartphone o PC tablet o qualsiasi strumento in grado di riprodurre una smart TV, una diretta Facebook, ovviamente non ve lo perdete. Tra l'altro dovevo precisare che era il 1894 quando si svolse la prima competizione automobilistica, la Parigi-Rouen. Mi era scappato l'anno, ecco. La Parigi-Rouen senza cavalli, la prima. Manculi cani! Ovviamente i cani senza animali. Manculi cani, manculi cavalli, signora. Con questo possiamo chiudere perfettamente. Io vi saluterei. Il DB Day finisce qui. Grazie a Samuele Cardamone. Grazie a Federica. Ragazzi, restate collegati su DB Radio. Ciao. DB Radio. DB Radio. Your social radio. Metti a fuoco l'estate con Happy Film. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura della tua vista con professionalità ed un'assistenza completa attraverso tecnologie all'avanguardia. Da noi troverai i migliori marchi di occhiali da vista e da sole, le lenti a contatto e potrai prenotare comodamente il tuo esame visivo. Vieni a trovarci a Catanzaro Lido in via Lungomare 63. Chiamaci allo 0961 36 0008. Siamo anche a Mesoraca, in provincia di Crotone, in via Nazionale 46. Visita il nostro sito www.happyfilm.it. Seguici su Facebook ed Instagram. Happy Film, l'eccellenza per i tuoi occhi. I migliori prodotti americani li trovi solo da American Hero. Vieni a trovarci a Catanzaro Lido in via Progresso 14. American Hero, food and more. Scopri il mare più bello di Catanzaro al Lido Mon Beach in località Giovino. Prenota il tuo ombrellone e divertiti con le tante attività in spiaggia, dal fitness al beach volley. Gusta il nostro aperitivo in riva al mare, non rinunciare ai piaceri della buona tavola con i piatti tipici del territorio e le specialità di pesce. La tua estate è al Mon Beach, e dove se no?